Amici dell'Orienteering, siamo a Serrata di Folgaria, prima giornata di campionati italiani trail, tanti atleti provenienti da tutta Europa, appuntamento valido anche come training camp ufficiale premondiale e Coppa Europa non ufficiale. Ma scopriremo oggi con Michele Cera, ad esempio, e con Stefano Raus chi saranno questi campioni. Allora, Michele, andiamo a difendere questo titolo. E invece per te? Per me è una nuova esperienza, speriamo che sia bello qua, qua a Serrata. Proviamo ora a capire meglio lo sport del trail orienteering grazie al supporto di un esperto. Lui è Fulvio Lenarduzzi, persona che conosce bene la materia essendo stato per 4 anni responsabile federale del trail. Immaginiamo di essere in gara, io a questo punto della gara devo fare il punto 14. Dobbiamo posizionarci esattamente di fronte al punto di vista, orientare la carta. Chiaramente io da questo punto di vista vedo chiaramente il cerchietto, un sasso, lo individuo subito nel bosco, è quello a sinistra e lì c'è la lanterna A, poi individuo anche la lanterna B, punzono con il punzone la casella 14A, questa è la mia risposta, i giudici di gara verificheranno se è corretta, mi assegnano il punto, se invece ho sbagliato me lo tolgono, chiaramente, io penso di aver fatto il giusto. Ai campionati italiani si incontrano anche personaggi come Ho Yong Chung, che viene direttamente da Hong Kong, un tour dell'Europa per lui di 6 settimane all'insegna del trail. Hello, I'm Ho Yong Chung from Hong Kong and I'm coming to Europe for orienteering and my first station is here in Italy. Orienteering sport per tutti, come ci conferma anche Francesco Valentini, vice campione italiano, azzurro e oggi in gara per questo titolo. E oggi tento di bisciare il successo l'anno scorso, anzi di migliorarlo, insomma. I posti sono fantastici e quindi non mi resta altro che gareggiare ancora e magari migliorare, insomma. L'orienteering è sorpresa e la sorpresa di oggi si chiama David Gazzetto e ha saputo fare meglio di tutti qui a Serrata di Folgaria. David Gazzetto da Padova, oggi sono al primo posto, è sorpresa. Io non penso al primo posto, io penso al primo posto su squadra nazionale Italia. L'anno scorso sono convocato a riserva nazionale trail, quest'anno non sono convocato, io voglio bandicare squadra nazionale, divertito. Questa in sintesi la giornata di oggi, abbiamo scoperto questo nuovo sport per Azimut TV, abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti e adesso ci prepariamo a una serata di festeggiamenti e a una nuova giornata di gare.